Pace e bene a tutti. Il brano che commentiamo oggi lo trovate a pagina 601 del primo epistolario ed è una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino il 1 luglio del 1915. In questo periodo Padre Pio probabilmente medita particolarmente la passione di Cristo e la medita anche attraverso gli scritti di altri santi. È il periodo in cui troviamo molte tracce delle lettere di Gemma Galgani nel suo epistolario, ma anche, Padre Pio sappiamo che ha letto gli scritti di San Gabriele dell'Addolorata e molti testi anche dello Scaramelli, questo autore del Settecento di vita che ha scritto un testo sulla vita spirituale, e quindi anche questo proponeva molti testi sulla passione di Cristo. E dunque i brani di questo periodo riflettono anche queste meditazioni di Padre Pio. La sua capacità è quella di sintetizzare questi brani e di proporre delle meditazioni molto profonde. Forse questa è una delle più belle meditazioni sulla passione di Cristo che lui propone, perché è la meditazione nella quale contempla la Vergine addolorata che accompagna il Signore. Siamo a pagina 601 ed è la lettera del 1 luglio 1915. Mio carissimo Padre, Gesù vi riempia lo spirito di tutte le più elette sue grazie e vi faccia sempre più sperimentare la dolcezza della croce portata cristianamente. Quanto è dolce, Padre, in nome croce. Qui, a piede della croce di Gesù, le anime si rivestono di luce, si infiammano di amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia dessa croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insormontabile alla nostra debolezza. Fermiamoci, dice Padre Pio. Non pensiamo che Gesù ci ha dato una croce, come in una delle poesie di Carducci ha buttato la croce sul mondo e ha detto portatela. No, Gesù ha fatto tutt'altro. Gesù realmente ha consegnato e consegna a ciascuno di noi una croce anche proporzionata alle nostre capacità, ma la consegna ripiena, accompagnata da quel suo amore che ci rende possibile comprendere la croce. Altrimenti, dice Padre Pio, la croce diventa insopportabile. Poi il brano continua. La Vergine addolorata ci ottenga dal suo santissimo figliolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato. E dopo che il figliolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. La Santissima Vergine ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori. Ed ella che fu la prima a praticare il Vangelo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, anche prima che fosse pubblicato, ottenga a noi pure, ed essa stessa dia a noi la spinta di venire immediatamente a lei dappresso. Se ricordate, c'è un'espressione di Padre Pio riportata da diversi autori, nella quale Padre Pio dice: tutto io ho imparato dalla Vergine Maria. Probabilmente qui ci spiega che cosa ha
ha imparato dalla Vergine Maria. Ha imparato quella teologia della croce, cioè quella capacità, parlo di teologia della croce, cioè di guardare la croce per leggere chi è veramente Gesù. E solo alla luce di questa croce comprendiamo il dono, cioè Gesù è quello che si dona. E più io soffro, più comprendo come Gesù si è donato e vengo spinto a dire, Signore, io voglio partecipare di questo dono meraviglioso, che è vivere, soffrire per te. Non dunque un dolore in sé, dire com'è bello il dolore, non si può dire. E mentre parlo penso a chi soffre e diventa difficile anche dire queste cose. Però sostanzialmente c'è questo spirito. Nel momento in cui io sto soffrendo, penso che sto soffrendo con e per Gesù. E allora ecco Gesù, cioè Padre Pio comprende bene che però questa è teoria, perché in pratica quando la croce c'è è un dolore profondo. E allora continua. Sforziamoci noi pure, come tante anime elette, di tenere sempre dietro a questa benedetta madre, di camminare sempre presso ad ella, non essendovi altra strada che a vita conduce se non quella battuta dalla Madre nostra. Non ricusiamo questa via, noi che vogliamo giungere a termine. Associamoci sempre a questa sì cara Madre. Usciamo con essa presso a Gesù fuori di Gerusalemme, simbolo e figura del campo dell'ostinazione giudaica, del mondo che rigetta e che rinnega Gesù Cristo e dal quale Gesù Cristo ha dichiarato di essersi separato avendo detto ego non sum de mundo e che è escluso nella sua preghiera al Padre non promondo rugo. E allora ecco, prima di tutto dice Padre Pio sforziamoci di uscire insieme a Maria come anime elette. Quindi coloro che soffrono vivono di questa particolare elezione. Non elezione a soffrire, ma elezione a stare vicino a Maria. Quindi il sofferente vive questa vocazione, la vocazione di essere vicino alla Madonna, di essere accanto a lei. Allora non siamo solo vicino alla Madonna per dirgli, Madre, toglimi il dolore, toglimi la sofferenza, ed è giustissimo che lo diciamo, Però consideriamo che mentre facciamo questo stiamo vicino alla Madonna. Dobbiamo sentircelo, sentire proprio questa presenza di Maria che è lì, accanto a noi. E poi aggiunge Padre Pio, la strada che percorriamo non è una strada di disperazione, di paura, una strada di un dolore che ci porta di fronte a un mistero. Ho avuto la notizia di avere un cancro, ho avuto la notizia di avere una croce, mio figlio è malato, dove andremo a finire? Non è finita da nessuna parte, stai seguendo la Madonna, abbi questa fiducia, stai camminando dietro a Maria. Comprendo anche, se adesso accendeste la televisione, una persona che non crede, capisco benissimo e rispetto tutta la difficoltà di chi può sentire per la prima volta queste parole. Ecco allora perché Padre Pio dice, attenzione, non possiamo immediatamente pensare di avere questi pensieri così santi. Dobbiamo associarci a questa madre e uscire da Gerusalemme. Il problema è proprio in questi termini. Cioè il discorso del dolore, il discorso della croce, fin quando io sono legato a ciò che Gerusalemme può rappresentare, cioè la ribellione, l'indipendenza da Dio, l'autosufficienza, fin quando io sono qui è chiaro che qualsiasi dimensione spirituale o qualsiasi prospettiva che ci viene offerta nel momento della croce diventa inutile. Allora dice Padre Pio, dobbiamo legarci a questo Gesù che esce già da Gerusalemme, che dice nella preghiera sacerdotale queste parole durissime, non ti prego per il mondo, non perché non volesse pregare per il non credente, non ti prego per il mondo inteso come colui che ha già scelto, come questo mondo fatto di persone che hanno già scelto di appartenere a Satana e che non vogliono appartenere a Dio. Dice allora, per uno che non vuole, per uno che ha già scelto di essere indipendente
Da Dio, sì, ti posso pregare, perdona a loro perché non sanno quello che fanno, ma in questo momento non è questa la preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù è per coloro che adesso credono che Lui possa dare la forza, ma è necessario un passaggio. Sì, Padre, usciamo fuori da Gerusalemme rinnegata, da questa Gerusalemme deicida, da questa Gerusalemme infedele a campo aperto, portando appresso a Gesù la croce. E allora qui diventa veramente importante capire quello che Padre Pio ci sta seguendo e ci sta proponendo. Infatti poco più avanti riprende proprio questo discorso dicendo: teniamo fisso lo sguardo in quella nobile e augusta santa comitiva che segue Gesù al Golgota. Non vi è uno solo che non porti la professione della fede in fronte, l'annegazione del cuore sulle spalle la croce. E animiamoci a seguire questo popolo avventuroso in tutte le sue consolazioni, in cui tutte le consolazioni sono unite a tutti i sacrifici, tutte le speranze a tutte le virtù. Cioè, dice Barbio, c'è un profondo legame tra la rinuncia al peccato, la scelta delle virtù e l'accoglienza della croce. Se il tuo cuore è molto legato alla terra, cerchi l'alienazione, cerchi di dimenticare la croce attraverso le gioie di questa terra. Solo se tu saprai scegliere di uscire dalla Gerusalemme, cioè da ciò che è male, da ciò che è ingiustizia, capirai che su quella croce stai incontrando Gesù. Pace e bene a tutti.